cammino fatto di vicinanza e creatività, quello che gli oltre 80 movimenti e gruppi per la famiglia e la vita, provenienti da 30 diversi paesi, hanno condiviso nelle scorse settimane a Roma. Il Pontificio Consiglio per la Famiglia li ha chiamati a raccolta per un momento di confronto, alla luce di quanto emerso dai lineamenti del Sinodo sulla Famiglia in programma in ottobre. Un'idea nata su impulso di Papa Francesco, ha evidenziato Monsignor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, basata non tanto sulla teoria, quanto sulla vita di questi movimenti, che ogni giorno si relazionano con le difficoltà e la ricchezza della famiglia. E sono molti i temi emersi nella discussione. Per esempio, il problema che la gran parte o tanti giovani fanno fatica a sposarsi, e non solo per le difficoltà economiche, ma anche perché il matrimonio e la famiglia è diventato meno attrattivo. Il problema degli anziani, il problema dei bambini. È ovvio che non sono mancati i problemi delle famiglie ferite, ma non solo in un'angolatura, la cosiddetta la comunione divorziati e sposati. C'è tutto un tema di accoglienza, di vicinanza, incredibile. Ecco perché vorrei dire è stato un po' una sorta di mini sinodo delle famiglie, ecco, fatto proprio dalle famiglie stesse o da coloro che sul campo tutti i giorni lavorano con loro. Ecco perché penso che sia un momento davvero straordinario, ricco, ed è poi molto bello che movimenti che sono uniti da questa passione per la famiglia per la prima volta si ritrovino in maniera così numerosa e articolata. È bello l'incontro, il conoscersi e questa nuova creatività che fa ben sperare per la prospettiva del prossimo Sinodo Ordinario dei Vescovi. Tra le tante esperienze portate al convegno c'è anche quella dei coniugi Victor e Stella Dominguez, che hanno presentato il progetto Speranza, nato nel 2005 in Paraguay insieme al movimento Schoenstatt. La pastoral de la esperanza es una pastoral para los divorciados de Nueva Unión que tiene como objetivo. La pastorale della speranza è una pastorale per divorziati e risposati, che ha come obiettivo quello di accompagnare e accogliere nella misericordia di Dio le coppie ferite da un divorzio, le famiglie spezzate. Così esse trovano uno spazio nella Chiesa, riconoscono l'amore di Dio, che Dio li ama, che li vuole nella Chiesa e che sono suoi figli come lo erano prima della rottura del matrimonio. Lavoriamo con loro proprio su questa misericordia di Dio, sull'accoglienza, rendendoli partecipi di tutte quelle attività ecclesiali, di tutte quelle occasioni in cui essi possono essere apostoli, perché insegnino ad altri come è possibile evitare di fare degli errori nella vita coniugale. Sono i migliori difensori del matrimonio e sono loro che insegnano qualcosa a noi, perché rinunciano alla comunione, offrendolo come sacrificio di amore per l'espiazione dei loro peccati. Insegnano a noi perché rinunciano alla comunione e hacen eso come un sacrificio, come entrega para espiar sus pecados. Il Paraguay, come tanti altri paesi, vive una crisi profonda della famiglia. I nuclei spesso sono divisi non solo dal divorzio, ma anche a causa del lavoro, con madri costrette a lasciare i figli soli in casa e padri che emigrano. Y los jóvenes muchos ya no quieren casarse porque no tienen modelos. Molti giovani non vogliono sposarsi perché non hanno un modello di famiglia a cui guardare e una visione del matrimonio che li entusiasmi. Allora dobbiamo impegnarci, noi come Chiesa, come coppie, lavorare molto su questo. In Paraguay diciamo che l'educazione alla vocazione nuziale e matrimoniale, alla verginità e al sacerdozio passa attraverso il latte materno. Quindi noi come famiglia dobbiamo educare alla fede dallo stesso seno materno. Nosotros como familia tenemos que educar en la fe desde el mismo vientre materno. La famiglia diventa così la prima scuola dove i bambini apprendono l'amore verso gli altri e verso Dio.